Sì, sicuramente questo è un premio che ci dà tanta fiducia e ci riempie d'orgoglio perché vuol dire che stiamo lavorando bene, siamo una delle poche società calabresi ad aver vinto, così si può dire, un premio molto importante. Siamo stati premiati come una delle società più prolifere in questo settore giovanile, perché l'anno scorso abbiamo partecipato a 7 campionati regionali. Quest'anno ancora di più, ne faremo ancora di più, perché proprio oggi abbiamo iscritto 4 squadre all'Under 13, faremo l'S3, stiamo giocando già i campionati Under 14 e Under 16, siamo iscritti all'Under 20. E giusto una nota per dire: domenica a Rossano c'è stato un set che la squadra aveva un'età media di 19,5, diciamo quasi 20 anni, sotto i 20 anni, quindi ci rende orgogliosi di questo. Tutto questo è giustamente al lavoro dei tecnici che fanno parte di questa società, e iniziare dal mister della prima squadra, Renata Pondio, ad andare a Massimo De Marca, al professor Andrea Cosentino, e a Mario Esposito e Alessandro Iaquinta, che ricoprono anche loro il doppio ruolo di giocatori e allenatori che seguono questo settore. Sicuramente nel campionato di Serie C noi abbiamo tanti tanti giovani, quasi tutti provenienti dal nostro settore giovanile. A proposito del settore giovanile, io il mio lapsus, mi sono dimenticato il professor Traversa, che collabora pure con noi, quindi si occupa dei centri CAS. E la Serie C stiamo lottando col coltello fra i denti per cercare di acchiappare l'ultimo posto disponibile nei playoff, quindi siamo a 6 punti di distacco, ci sono ancora tante partite, giochiamo partita dopo partita, poi faremo i conti alla fine. Certamente quello che posso dire è che oggi, secondo me, affrontare la Volley Bisignano è dura per tutti. Poi possiamo vincere, possiamo perdere, il campo è giudice sovrano. Per quanto riguarda la nostra squadra, come ben sai, è formata da quasi totalmente di ragazzi provenienti dal settore giovanile. Quest'anno diciamo che abbiamo la fortuna o la sfortuna per lui di avere Luca Antonio Amodio, che è mio figlio, che gioca con noi per una questione di lui viene da un grave infortunio patito l'anno scorso quando militava nella fila del Potenza in Serie B. Quest'anno, di comune accordo anche con la procuratrice, è rimasto a Bisignano, ci sta dando una mano. Sicuramente il livello di gioco nostro si è alzato con Mario Esposito, con gli altri, con Massimo De Marco, che ci sta dando una grande mano quando nelle partite ci può essere, ma c'è la crescita generale di tutti gli atleti, a iniziare da Mattia Barex, un ragazzo che da un anno che pratica la pallavolo, ad Algeri, a tutti i nostri ragazzi, Simone Caputo, Mario Esposito, che è, diciamo, il nostro palleggiatore, e il capitano Salvatore Ferraro. Quindi sono tutti un gruppo, Michi Pugliese, Attilio Amodio, ne dimentico forse qualcuno. La stessa cosa, c'è il ritorno di Vincenzo Cosentino, il figlio del professor Cosentino, che ci rende felici, perché vuol dire che negli altri anni, non lo so quello che sia successo in questa società, faccio finta di non saperlo, però è cambiato totalmente il modus operandi di questa società, qua si fa pallavolo, e si fa pallavolo anche nei confronti delle altre società presenti in questa cosa, perché alla fine fare pallavolo non è giocare un campionato soltanto, fare pallavolo è giocare 7, 8, 10 campionati. Purtroppo, ahimè, ci sono società che l'anno scorso non hanno fatto nessun campionato, anche se si dichiarano società. Quest'anno, con mezzo campionato che fanno, si dichiarano società. Il mio punto di vista è totalmente diverso, però questa è la mia opinione personale.